Sei diventata nera, sei diventata nera come il carbone. Allora, questi sono, questo è un gruppo degli anni 60, i Los Marcello Speriamo. Erano, ma sai, negli anni 60 le canzoni erano fatte per essere belle, mia per suicidarsi, e no, scelte pezzi ora insomma, dagli anni 90 in poi hanno cominciato a fare dei pezzi sui scicli manicomi. Insomma, ma che scherzo che stanno davvero? Il Los Marcello Feriato, io mi ricordo anni 60, primi anni 60. Gli anni 60, chi non li ha vissuti, e che ti posso raccontare? Io quando nati, vabbè, io sono anni 59 e mio babbo era disoccupato. Poi dopo qualche mese entro a Careggi all'ospedale. È stato 7-8 mesi senza stipendio per imparare il mestiere. Sicché io praticamente sono nato. Poi dopo, a un anno, il dottore gli disse: ma se ragazzo gli stenta un po' a decollare. A di loro è quasi, sembra quasi incredibile. Dice un po' fatico. Allora dice, porterai in mare. La mia mamma gli disse, porterai in mare. C'è il mare, sono disoccupato, piglierà. Danno, comincia a entrare ora a Careggi, ci piglieranno chissà quante, dolire. E tu me lo fai, io te lo fuori. Allora mio papà cominciò ad andare a fare, probabilmente faceva tre lavori. Andò in fiamme ad assartamacchie per mandarmi al mare. Per esempio il mare era via Reggio. Che si cominciò ad andare, che io avevo un anno, al mare a via Reggio, alla pensione Billy, bellissimo, a 150 metri dal mare, una contrada di via Mazzini, c'era la pensione Billy, che e chiaramente o a giugno o a settembre, non è che se andasse ad agosto in piena stagione, per cui io tutti gli anni dovevo andare in mare, perché se no dice che venivo fatico, che scivo male. E allora a mia mamma e mio babbo lavorava, faceva tre lavori, e la mia mamma non mi portava in mare, no, per esempio un mese, perché in meno di un mese dicevo mi faceva nulla, insomma. Ragazzi, gli anni 60 a Viareggio sono stati veramente, ma che scherzi davvero. Ora lasciamo perdere il primo anno, mi ricordo solo alcuni sprazzi, che ho preso due indigestioni tremende perché mangiavo quanto un ossesso. Però mi ricordo che verso quando cominciavo ad avere 4-5 anni, verso i 63-64, allora, io ero il bagno Irene, no? Quello proprio, c'è ancora, il bagno Irene era quello sotto l'orologio della Fiat, c'era la Fiat, l'Irene e in Milano, e io ero l'Irene. Allora che succede? E c'era a quei tempi, a parte il fatto che c'erano le cabine che erano fatte di legno, sì, le sono ancora di legno, però le erano tirate via, ogni pochino di buono c'era tutti i buini. C'erano tutti voi nelle pareti, era bellissimo. E poi c'era in alto la sua, diciamo, al casottino di padrone di bagno, c'era lo spazio per i ragazzi, no? Sicché c'era il calcio balilla, il biliardino, no? Come si chiama? E il coso, e il jukebox. E il jukebox era veramente, sì, è stato la forza aggregante degli anni 60, il jukebox. Al jukebox c'era ragazzi e ragazze a questa maniera, bambini, c'erano tutti dentro al jukebox.
era veramente, e le canzoni le mettevano praticamente a girare continuamente, sempre le solite, però erano canzoni che ti facevano bene il cuore, capito? No, come ti accantonarci, sei io, e io buono ragazzi, cioè dopo aver sentito più quattro strofe di se lei, cioè quello c'è da spararsi, a me io voglio che ti chiamano a fucilare. Allora, invece Dio buono, sapore di sale e con le pinne, i fucili, gli occhiali, era bellissimo, era un continuo sapore di sale, io tuttora quando sento sale, le note, cominciano le prime note di sapore di sale, io ti giuro sento i profumi, guarda, i profumi di Viareggio erano un qualcosa di spettacolare, a parte il mare, a parte il profumo di pomate al cocco, ma il profumo della roba da mangiare, della verdura, era veramente, io voglio dire nulla, era veramente il paradiso terrestre negli anni 60 di Viareggio. È ora che tanta non ci vuole. Sì, sono stati belli tutti gli anni 60, però in casa, quindi quando sarà a casa, no? C'era anche la vita alla cinghia come noi, per esempio, io avevo, mi ricordo, uno scaldavagno a legna. Poi tutti i testi della casa le ghiaccia, qui quando tira il tramontano da sotto la finestra fa sa gatti. Ti voglio dire, guardiamo che a me mi fa sempre caldo, però. Insomma, non è una cosa da poco. Quando mio babbo vinse. Sì, perché le vincite di mio padre della nostra famiglia ha fatto. La nostra famiglia ha fatto, diciamo, dei balzi in avanti da un punto di vista economico esclusivamente con le vittorie del Totocalcio di Nepà o il Lotto. Una volta il Lotto messo un terno secco, fece un milione e comprò. Mise il riscaldamento in casa, me lo ricorderò tutta la vita, se aveva di nuovo una stufa a cherosene, l'inverno sarà tutto intorno a quella stufa a cherosene. Ma un'altra volta e comprò, mise il riscaldamento e comprò la 500, mi ricordo, in 65. E un'altra volta e comprò la televisione, se era gli unici avere il televisore via, diciamo su fra primi che venivano tutti da noi, che ne stavano sotto con quei raddrizzatori sapore di sale, valla sta cartacinefresa c'è dalla sapore di mare.